tutto confuso, non so che cosa succede. Cerco, ho bisogno di chiederti un favore, se scusami. Okay. Dimmi, caro. Ecco, io ci ho pensato tutta la notte. Sì. Ora non ricordo più niente. Non ti preoccuparti veramente. Scusa, mi permetti di sedermi sulle tue ginocchia? Certo, grazie. Vieni, caro. Ieri sera un'infermiera mi ha detto che io non abito più qui con te, ma che in un'altra villa, che fra di noi non corre più buon sangue. Quella chiacchierona. No, non ti arrabbiare, sono stato io che ho insistito. Rispondimi, cosa è successo tra di noi due? Perché non ci amiamo più? Che cosa è successo? Ma per favore, non è vero. Racconti, che non ci amiamo più, ma veramente non ti ricordi più niente? No, vagamente, a sprazzi. Raccontami dal principio, di noi due, come ci siamo conosciuti? No, mi emoziono troppo, sai. Preferisco vederti qua. Sei comodo? Sì, comodissimo. Allora, ci siamo conosciuti a teatro. Ah, sì? Sì, a teatro. Tu stavi nel palchetto, nella barcaccia di Proscenio. Sì. Invece io recitavo in scena, interpretavo l'attrice giovane, il personaggio dell'attrice giovane, nello Cucù Magnifique. Ah, sì, Sprichiabbi e farò sesta di Divina. Cosa dici, caro? Non so, il russo, che significa magnifico cornuto. Sì, proprio sì. Magnifico cornuto. Allora, facevo un personaggio non molto importante, però significativo, perché a un certo punto all'improvviso mi strappavo la camicetta e restavo con i seni completamente nudi per quei tempi. Oh, che splendida apparizione! Eh sì, era una bellissima sensazione, che per me dal palcoscenico sentivo la platea fremere. Immagino, anch'io avrò fremuto, voglio dire, anch'io avrò sentito un fremito. Sì, di sì, sicuro. Sicuramente hai sentito un fremito, perché alla fine, dopo i ringraziamenti, io ti ho in quinta, ti ho trovato lì che mi aspettavi, mi hai detto, sì, signorina, ma lei è una grande attrice, specie di seno, proprio un complimento. E poi mi hai detto, quanto è brava, quanto è bella. Io, permette, sono il proprietario del teatro. Ho detto, sì, lo so, la conosco. Lei è non solo il proprietario del teatro, ma lei è anche un imprenditore edile. Ha costruito una città satellite, sì. È un editore importante, giornale. Com'ero modesto. Televisione. Sì. E poi mi hai detto, se permette, io sono anche socio di un ristorante molto intimo, coproprietario, e la inviterei a cena nella mio ristorante, se lei accetta. E tu cosa hai fatto? Accetta. Beh, che ti devo dire, io ho presa di contropiede, ho detto, sai, trovarmi davanti a un personaggio importante come te, ho detto, sì, certo, cavaliere, ti chiamavo cavaliere allora, madonna, la coperta della nonna. Sì, cavaliere, volentieri. E subito ho pensato, cosa mi metto, noi donne siamo velocissime, ho visto il vestito e poi ho visto anche le scarpe tacchi altissimi. In quel momento dico, no, che altissimi non posso, perché tu eri un po' sotto la media, come si dice, mi arrivavi al capezzolo sinistro, che è un po' più basso del destro. È vero. Sono complesso di essere sotto la media, è sempre stato il mio tormento. E poi? Ci soffrivo fino alla paranoia, guarda. Eri molto amabile, mi cantavi delle canzoni stupende in francese. E in quell'istante l'orchestra attacca un Charleston. E tu mi prendi per mano e andiamo sulla pista e facciamo una danza frenetica. Thank you.
Mi fa ridere. Mi fa ridere Fred Astaire. Fa ridere Fred Astaire al tuo confronto, fa veramente ridere. Poi più tardi mi hai invitato a prendere un drink a casa tua. Erano già mollavo, e tu che cosa hai fatto? Sì, io ho scantonato. E ti sei fatto vivo qualche giorno dopo. Sì. Mi hai telefonato e mi hai detto: signorina Veronica, vuole accettare un invito a venire a passare il weekend a casa mia, nella mia villa a Portofino. E tu hai accettato? No, io non ho accettato, ho detto volentieri, ma non posso. E domani ho doppio spettacolo proprio nel suo teatro. E tu mi hai detto, beh, si chiude per malattia. Ma come si chiude per malattia? È esaurito pomeriggio e sera, è una grossa perdita l'incasso. E tu hai detto, non si preoccupi, un incasso perduto vale ben un suo sorriso. Oh, pure poeta sono. Peccato che questa frase l'avesse detta Onassis alla Callas. Non è vero. L'hai copiata, l'hai copiata. Ecco, infame. Infame, questo è un termine che ti piace un sacco, perché anche allora mi hai detto sei un infame, quando io, fra una parola e l'altra, ho detto in più io ho un appuntamento con il mio fidanzato. Avevi un fidanzato, me l'hai sbattuto in faccia proprio in quel momento. No, vorrei sapere perché tu, quando mi hai detto buonasera signorina, hai detto io ho un amante fissa più tre volanti. Non l'ho detto, tre volanti. Tre volanti. Quando l'ho scoperto, tu mi hai detto sì, è vero, ho un amante fissa che sto lasciando. Le tre volanti ai primi freddi migrano. Le volanti migrano, ma sono simpatico. Sei veramente simpatico, anche un po' paraculo. Allora accettare la mia corte solo per il gusto di umiliarmi, per prenderti gioco di me. Ma non mi sono neanche, io mi sentivo lusingata, ma scherziamo, e mi divertivo anche con te, però poi ho scoperto il tuo lato peggiore. Quale? Beh, quale? Le frottole, caro, le menzogne. Tu sei un bugiardo, proprio ammalato di bugiarderia. Tu sei a dir poco smaccato, tu menti su tutto, ma anche sulle cose più stupide. L'ora, che ore sono, ti chiedo? Le 5? No, sono le 3:30. menti su tutto. Sei un bugiardo patologico, guarda. No, non voglio essere un bugiardo patologico. Ma poi che porta che prendo. Ma cosa fai con le testate che hai i punti? E in più scombini anche la luce, andiamo! La rimetto subito in pari la luce. Oh, che male! Che ballata! Mi sembra di avere due cervelli insieme. E poi di colpo buchi di memoria. Buchi. Buchi, ti ci vorrebbe altro che dei buchi, una voragine per infilarci tutte le menzogne che hai raccontato nella tua vita, le frottole. Balle poi sulle storie con altre donne, sì, e quando le scoprivo, mio Dio, cosa non tiravi fuori, giuravi su tutto, giuravi sui figli, giuravi sulle mogli, giuravi sulla mamma, giuravi sul padre partigiano in Svizzera, su tutto. Ho un padre partigiano in Svizzera. Rattole sulle tue gavole finanziarie, maneggi da capogiro, roba da ragionarci sopra con le tue, ascolta bene Silvio, e ben attenti anche voi in platea che poi vi interrogo, le tue gavole finanziarie, maneggi da capogiro con le tue oltre 64 società offshore. Offshore? Sì. Che cos'è? Non società anonime con nomi di fantasia. Ah, che creativo! Che sono società anonime nei cosiddetti paradisi fiscali, dai Caraibi al Liechtenstein, con una breve sosta in Svizzera per non pagare le tasse, caro Silvio. E in queste società offshore all'estero la procura di Milano ha trovato disseminati 1550 miliardi anni e anni.